DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Credo siamo nei primi anni 70, siamo all'epoca dei western di Sergio Leone e come giustamente, candidamente ha detto Alex Farolfi, certo che... certo che l'Oscar potevano anche darglielo prima, eh. E porco cane, nel 2006, sì, è vero. 2007, anzi, insomma, questa cosa sì. C'è ormai 30 anni abbondanti. Giù la testa. Allora, cambiamo argomento, è arrivato anche Mario, il che significa che in qualche modo parliamo di cose un po' più serie. È inevitabile che spendiamo qualche parola su quello che è successo ieri in Virginia, negli Stati Uniti, in questo college dove un ragazzo di 20 anni di origine asiatica è entrato armato fino ai denti, ha messo in riga 30 persone, forse anche più, e appunto una trentina. Siamo circa 32, esatto. 32 le ha ammazzate, dopodiché si è suicidato. Non c'è molto da dire sul fatto di cronaca, no? Se non i collegamenti con altri fatti analoghi già successi, la strage di Columbine per esempio, ma insomma è una cosa abbastanza usuale purtroppo in una nazione come quella americana, che ha un uso e un costume incomprensibile per noi da questo punto di vista. E io volevo partire da questo punto per fare una riflessione un pochino più allargata, per evitare appunto di fare la cronaca di quanto è successo, che alla fine è semplicemente la conta dei morti, no? Sì. Questa follia del famoso secondo emendamento, che è una di quelle cose che noi non potremmo mai capire perché non ci appartiene culturalmente, e come poi sono diverse anche altri usi di cui parleremo, sì, di altre nazioni. C'è la possibilità che ogni americano può dotarsi di un'arma da fuoco, cioè, il secondo per emendamento della se Costituzione dice che ogni cittadino ha diritto all'autodifesa e quindi se le condizioni ambientali in cui vive, lui ha diritto anche ad armarsi. Questo... Il Senato ha appena approvato una legge, il Senato di Washington, che prevede che dalla prossima settimana, insomma da appena diventerà operativa, chiunque potrà portarsi la pistola in ufficio oppure in macchina. Insomma. Sì, la situazione ovviamente si è fatta ancora più complicata, il senso di insicurezza degli americani esterna, diciamo, si aggiunge a quello interno, per cui il risultato è che tu puoi andare in un supermarket e comprare una pistola. Sì, o anche, di anche peggio, sulla bancarella. O anche di peggio, sì, anche fucile. E poi, sì, certo. Complessi, e poi si meravigliano come nel film scusa, Pulp Fiction, c'è un dialogo tra di loro e dicono: ma sapete una cosa, in Europa fanno delle cose pazzesche, pensa, puoi comprare una birra da McDonald's, sì, si meravigliano di questo, loro comprano le pistole al supermercato. Sì, no, infatti, ma tutta una serie di divieti, immaginiamo nel campo del costume, no? Quanto sono ferrei, quanto sono ligi a certe tutela dei minori. Janet Jackson, il capezzolo. Per un capezzo creano un caso e poi invece si può vendere. Sono le contraddizioni. Sì, c'è una frase che è rimasta impressa, che era in uno dei due film di Michael Moore, che diceva che l'America è una repubblica costruita sulla paura. In effetti loro sono ancora figli di quell'epoca turbolenta che è stato il West, no? Far West, certo. Il 1700, il 1800, dove ovviamente c'era il Far c'era West. Far West. Quando la gente si spara, c'è il Far West. Cioè tu uccidi un'altra persona e non vieni giudicato, non vieni perseguito, è il Far West. Quindi quando c'è un clima di paura generalizzata è facile anche alimentarla, specularci, e dietro c'è questa grande lobby delle armi, la famosa NRA, no? National Rifle Association, ma insomma sono argomenti che per noi sono difficili fanno da capire. Fanno pantaloni di velluto a coste, più che altro, con questi della rifle, però. Sono difficili da capire perché fanno parte appunto di una cultura che non ci appartiene. Noi abbiamo 2000 anni di storia alle spalle, loro ne hanno soltanto 200, certo. Diciamo, come civiltà, e forse devono ancora fare un percorso che speriamo prima o poi facciano. Se posso fare una parentesi veloce, tu sai da come nasce il fatto di avere il senso di marcia a destra e a sinistra? No. Nasce dal fatto che nell'antica... Guarda, nei Promessi Sposi anche lo raccontano. Esatto. Questo, cioè, devi sempre camminare rasente al muro. No, nasce dal fatto che si portava la spada a sinistra, e per evitare, è stata fatta una norma già nel Medioevo, cavallo per evitare contro cavallo. Che tu tagliassi qualche parte del corpo alla gente che camminava lungo la strada. E allora hanno deciso che i cavalieri dovessero camminare a destra con la spada a sinistra, quindi si incrociavano al massimo le spade. Certo. E non le persone che camminiamo da un lato. Nasce così il nostro senso di marcia. Invece in Inghilterra hanno un senso diverso. Tra i tanti usi e costumi per noi incomprensibili c'è anche quello, per esempio, che in Inghilterra non era obbligatorio il documento di identità. Non era obbligatorio. Esatto. Fino a pochissimo tempo fa, no? Sì, ma è ancora in discussione l'introduzione, è stata votata l'anno scorso, dal 2010 addirittura, in Inghilterra si dovrà avere la carta d'identità biometrica. Cioè tu dovrai fare una carta d'identità, impronta digitale, tracce del DNA, una carta d'identità che dovrai tenere, da niente a tutto. Se la perdi 1000 sterline di multa. Fino a 5 anni fa ti chiamava un poliziotto e tu gli dicevi:
Chi sei? Alex Farolfi. Ci doveva credere, capito? Esatto. Adesso vogliono i tuoi dati bancari. Ma esatto. Quindi se hanno cambiato questa cosa in Inghilterra, potrebbero cambiare anche in America questa cosa delle pistole, no? Esattamente, potrebbero cambiarlo, è una discussione in atto. Però lì, la rifle lì non glielo permette. No, non ce la fa. Usi e consumi. No, esatto. India. Aggiungiamo altre... No, questa è più leggera, ma neanche tanto. Il mondo si allarga e si complica. Ultima notizia tra le tante reazioni degli indiani... Richard Gere, ieri durante una manifestazione, ha baciato Shilpa Shetty, già vincitrice del Big Brothers inglese tra quella lì. L'attrice più famosa di India, che lavora ovviamente in tutto il mondo, l'ha baciata durante una manifestazione. Sì, ma tra l'altro, baciate e abbracciate, come farebbe Berlusconi, insomma. Con molto trasporto, insomma. Reazione scandalizzata del partito nazionalista indù, che è all'opposizione in India, ma che è molto forte, e che ha detto: è uno scandalo, una vergogna, questa è un'offesa alla nostra patria, alla nostra cultura. Non è l'unica, perché tra l'altro... Nessuno che abbia avuto il coraggio di dire che Richard Gere, da quel punto di vista, è inoffensivo. È inoffensivo. Perché poi si scatenava un altro tipo di comunità. Ma questo è un altro discorso. L'ultimo esempio... È come il mio gatto, è castrato. No. L'ultima cosa è quella del Pakistan. Sì, due giorni fa, sempre gli integralisti, in questo caso siamo nell'Islam, si sono arrabbiati perché una ministra donna pakistana si è lanciata col paracadute, come succede alla fine, molto contenta. Era una cosa anche di beneficenza. Tandem, ha fatto un tandem in paracadute, con in due. No? Con l'istruttore. Già. Esatto, alla fine è atterrata e ha abbracciato il suo istruttore. Certo, l'ha fatta, sono contenta. Quella. Potevo morire. Fatua. Una fatua perché questa ha abbracciato in pubblico un uomo. Esatto. Aiuto. Anzi, in realtà la fatua mi pare gliel'abbiano lanciata perché l'istruttore ha dato a lei una serie di colpetti sulla schiena come per dirle brave. E un uomo non può fare questa cosa in pubblico. Che palle, insomma. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.